di Presidente della Biblioteca, di essere qui con voi alla presentazione di questo libro di storia locale. Saluto tutti voi, ringrazio le relatrici che ci onorano della loro presenza questa mattina. La valorizzazione e lo studio e la ricerca della storia locale la riteniamo tutti noi della Commissione Biblioteca e dell'amministrazione intera uno dei compiti primari di una biblioteca pubblica. E questo è un percorso che in questi anni abbiamo già seguito, abbiamo già avviato e oggi presentiamo l'ultimo nato di questa fila di pubblicazioni che appunto abbiamo voluto offrire alla cittadinanza. Potrei citarne alcuni, ne cito uno solo che ci aveva dato anche una notevole soddisfazione e oltre che un bel lavoro di ricerca che però è stato veramente gradito da tutta la popolazione, e mi riferisco alla monografia del marchese Luigi Malaspina. Anche oggi, anche in questo lavoro, la biblioteca ha dato il suo apporto, un apporto di disponibilità del materiale a disposizione della dotazione di cui dispone, un apporto di logistico, un apporto di condivisione, di collaborazione a tutti gli autori che nelle varie espressioni si sono appunto dedicati alle nostre proposte. In particolare questo libro è la conclusione di un progetto che abbiamo intitolato La San Nazaro vista con gli occhi dell'archivio. L'avevamo annunciato, vi ricordate, in occasione della mostra del settembre San Nazarese, in cui qui in questa sala avevamo allestito la mostra dedicata al centenario della Prima Guerra Mondiale. E avevamo detto che il progetto era articolato, non si limitava alla mostra stessa, ma era in cantiere un libro che fosse un proseguimento di altri lavori, altri libri molto importanti, decisamente fondamentali per la storia della nostra cittadinanza, cittadina. Ed eccolo, il libro è pronto, questo è il prodotto di un lavoro di equip di due studiose, due archiviste, due persone di donne di cultura che poi vi descriverò, vi illustrerò meglio quando la presentiamo. Adesso mi limito solo a dirvi che è un prodotto che si colloca veramente bene come proseguo di altre due opere che sappiamo già tutti conoscere, la storia che aveva scritto il prevosto Gazzariga e anche la storia del professor Savini. Lo metteremo nel nostro scaffale, nella sezione della storia locale, che peraltro è già nutrito, una sezione decisamente di qualità per la nostra biblioteca, però sta bene in tutte le librerie, sicuramente anche nelle nostre librerie starà molto bene questo libro, perché questo libro è veramente di qualità che ha anche delle particolarità. Non vi anticipo più di tanto perché lo lasciamo dire dall'autrice, però ha un'impostazione particolare, un'impostazione scientifica, un'impostazione che non poteva essere diversa perché fatto da archiviste, da studiose che sanno veramente interpretare la storia e i documenti, perché è proprio dai documenti dell'archivio storico, dell'archivio comunale, dell'archivio parrocchiale e di altre fonti dalle quali loro sono partite per creare questo libro, un libro articolato con delle sezioni, con un'appendice molto particolare, unica, che ci fa percorrere un arco di storia che va dall'Unità d'Italia 1861 alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
1948. Quindi epoca storica in cui sono avvenuti avvenimenti notevoli, importantissimi a livello mondiale, europeo, e nel libro c'è il contributo dei sanzaresi. Questo è quello che noi riteniamo la nostra, il nostro contributo, quindi per questo che veramente ce lo sentiamo vicino, ce lo sentiamo nostro. È un libro di storia che è bello per tutti, ma per noi lo sarà ancora più significativo. Mi fermo qui come presentazione, non voglio tediarvi perché abbiamo bisogno di sentire le nostre relatrici che ci diranno cose generalmente molto importanti. Io mi limito solo a una breve conclusione. Sono certa che, almeno mi auguro, ma sono certa che i cittadini apprezzeranno il nostro sforzo, lo sforzo della nostra biblioteca, perché noi vogliamo sempre far sempre di più che questa biblioteca sia il centro, un centro di aggregazione, un centro di unione, di confronto, di cultura, di solidarietà, di amicizia. E quindi vi ringrazio ancora per la vostra presenza, vi invito poi a visionare il libro, a prenderlo, a custodirlo, perché sarà veramente un oggetto di qualità nella nostra casa. Grazie. Adesso passo la parola al sindaco Giovanni Maggio. Grazie e benvenuti a tutti alla presentazione di questa opera importante dal punto di vista dell'arricchimento culturale della nostra comunità. Ecco, progetti come questi richiedono, credetemi, degli sforzi, degli impegni rilevantissimi per le amministrazioni, perché sapete tutti quali sono le situazioni economiche in cui si trovano oggi tutto il contesto, diciamo, della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista diventa determinante l'apporto di tutti coloro che partecipano in qualche modo alla creazione di queste opere, ovviamente compresi gli sponsor. Noi abbiamo realizzato in questi 5 anni, abbiamo avuto particolare attenzione per il contesto culturale locale e tante opere, tanti progetti sono stati possibili soltanto grazie all'intervento di privati. Ne approfitto quindi per ringraziare, concedetemelo, coloro che anche dal punto di vista economico hanno partecipato a questa iniziativa, che sono l'azienda Franchi, l'azienda Tacchini, l'hotel Eridano, la cooperativa Marta e la Poesia. Ringrazio ovviamente più di tutti il maggior sponsor, che è stata la Fondazione Comunitaria Provincia di Pavia. Abbiamo qui la vicepresidente, la professoressa Renata Crotti, e salutiamo anche il presidente Giancarlo Vitali, che non ha potuto essere presente questa mattina per il precedente impegno. Un doveroso ringraziamento anche a tutti gli altri attori che in qualche modo hanno partecipato, a partire dagli Aironi, con il presidente Andrea Damiani, a coloro che hanno partecipato attivamente, poi all'attivista Ravita Maggiori, al nostro Gaetano Bottaccin con la sua ricerca storico-fotografica che abbiamo già avuto occasione di apprezzare in una precedente manifestazione, che è stato determinante anche lui a dare un apporto, diciamo, di concretezza a quest'opera, ed infine all'autrice, alla dottoressa Marta Gonzanini, storica e autrice appunto di quest'opera, che in modo così chiaro, così evidente, così coinvolgente ci ha illustrato una parte della storia della nostra comunità. Ecco, la ritengo importante perché dà identità e consapevolezza a tutti noi, e vorrei che questo libro fosse letto non soltanto da quelli come me hanno i capelli bianchi, magari ricercano all'interno dei riferimenti personali o dei propri genitori, come è capitato a me, a mio padre ad esempio, ma fosse letto soprattutto dai giovani, perché capiscano che questa comunità ha
avuto un passato fatto di sofferenze, fatto di lotte, ma fatto anche di vittorie, fatto di gloria e fatto di onore. E questi devono essere valori che ci servono e che servono soltanto a loro a capire questo momento di difficoltà generale e pensare ad un futuro migliore. Grazie a tutti. Assessore Gazzelle Bernizzi. Grazie, buongiorno. Quando nel 2014 l'amministrazione comunale pubblicò il volume Viaggio nella San Lazzaro del Settecento, dedicato alla figura del marchese Luigi Malaspina, il professor Franco Montanari intitolò la sua prefazione Historia Magistra Vitae Nunc et Semper. Questa locuzione latina, che tradotta letteralmente significa la storia maestra di vita, è tratta da una frase più ampia dell'opera De Oratore di Cicerone. La frase completa, la leggo in italiano, è questa: la storia, in verità, è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità. E così, proseguendo idealmente, come diceva Anna prima, il percorso intrapreso a suo tempo dal prevosto Giovanni Gazzaniga, con questa pubblicazione San Lazzaro si prende cura della sua storia e coltiva la memoria del suo passato. Perché, proprio come Giovanni Gazzaniga scriveva nella prefazione del suo volume, un popolo che non ha fatti gloriosi per la storia è un popolo senza virtù e vita. Un popolo che non si cura del prezioso retaggio di sue memorie è un popolo degenere, che respinge l'affascinante pompa delle proprie glorie. Un popolo che non conosce le sue passate vicende è, a dir del grande oratore romano, un eterno fanciullone, sordo agli insegnamenti della storia, cieco davanti alla sua missione, senza esperienza del suo passato, senza concetto della sua situazione, senza istinto del suo avvenire. Tra la Gogna e il Po è la storia di un territorio, dunque, una storia da restituire alla collettività partendo dal più prezioso patrimonio, il suo archivio storico e la memoria dei testimoni. Si completa quindi oggi questo progetto molto ampio, San Lazzaro vista con gli occhi dell'archivio. E si conclude con la presentazione di questa pubblicazione con un titolo particolare che ha due ragioni. La prima è che la storia di San Lazzaro non è solo la storia del capoluogo, ma delle sue due frazioni, dei suoi cascinali e case sparse. Tanta parte della storia si è fatta proprio nelle cascine. La seconda ragione è che questo è un territorio delimitato naturalmente da corsi d'acqua, il Po, il Terdoppio, la Gogna, e l'elemento acqua ne ha caratterizzato la storia e l'evoluzione. Pensiamo alle alluvioni del Po che hanno anche cambiato i confini del territorio. L'importanza per l'irrigazione che ha orientato l'agricoltura verso la coltivazione del riso e delle foraggere e quindi comportando anche l'aumento dell'allevamento bovino, l'espansione del settore lattiero-caseario. Sui banchi di scuola abbiamo appreso che le più antiche civiltà si sono sviluppate intorno ai grandi corsi d'acqua,
E nei documenti del nostro archivio storico ritroviamo questo costante filo conduttore che è all'origine della crescita di questa città. L'acqua per il trasporto, l'acqua per la difesa, acqua energetica, la cui potenza serve per macinare il grano, ammorbidire il cuoio, azionare le pompe, prima di essere addetta alla produzione dell'elettricità, di cui la città sarà l'utente principale, e poi l'acqua alimentare che offre al cittadino il suo consumo, l'acqua che rallegra il contesto urbano e infine l'acqua dal grande valore igienico. Acqua, sviluppo e vita dunque, con uno sguardo attento all'ambiente, che non è fattore di secondaria importanza, e per questo dobbiamo continuare ad averne cura, così come dobbiamo continuare ad avere cura delle nostre carte e delle nostre memorie. Grazie. Come ha già detto il sindaco, questo nostro progetto è stato, abbiamo avuto il contributo, l'aiuto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia. Avremmo dovuto avere il suo presidente, che però è assente per impegni. Abbiamo la vicepresidente, che presento, la dottoressa Renata Crotti. Prima di darle la parola, però, ve la presento. Però lo dico lo stesso. Allora, Renata Crotti insegna storia medievale e storia economica del Medioevo alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Pavia e storia della farmacia alla Facoltà di Farmacia della stessa Università. È una giornalista, pubblicista, iscritta all'albo della Regione Lombardia e ha al suo attivo numerose pubblicazioni. È stata anche assessore provinciale, aveva la delega al turismo e alle attività termali. Appunto è vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia ed è dal 2009 anche referente di un progetto che ha un titolo che a me piace moltissimo e dice: la storia è vita, impara la storia, sarai tu a farla, della Fondazione Color Your Life di Roato. Nel 2004 la Regione Lombardia le ha attribuito il premio Rosa Camuna, che ha assegnato a donne che si sono distinte per serietà di impegno e risultati raggiunti nel campo della solidarietà, della promozione sociale e della cultura. Nel 2009 ha ricevuto anche un altro prestigioso premio, il Paul Harris Fellow dal Rotary Club di Gevano Montana, per aver saputo coniugare con costante dedizione l'attività accademica di studio con l'impegno politico, civile e sociale. E io aggiungo per ultimo, ma non meno ultimo, che Renata Crotti è una nostra preziosa collaboratrice per la biblioteca e anche e soprattutto un'amica di Salazar. Insomma, dopo queste parole potrei andare sotto il tavolo e andare. No, invece grazie davvero Anna per la presentazione e grazie a voi per essere qui. Credo di dover dire alcune cose molto velocemente, mi scuso davvero perché non amo chi se ne va dagli impegni che prende, però oggi funziona così. Siamo accolti dal Vescovo come comitato Pavia Città di Sant'Agostino, io sono presidente della commissione storica e Sant'Agostino un po' con San Lazzaro c'entra perché il percorso di Sant'Agostino insomma è tangente anche a San Lazzaro e io ho promesso che tardi ma sarei arrivata. Allora, chiedendo davvero scusa per questa mia mancanza, però la sovrapposizione di impegni c'è, e voglio dire alcune cose su tre fronti.
Il primo fronte è quello che appunto ha già citato Anna e anche il sindaco della vicepresidenza della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia. Il secondo fronte è quello che mi vede coinvolta professionalmente come storica e il terzo fronte è quello che mi sta più a cuore, è il mio essere romillina e in parte sanazzarese. Davvero i tanti amici che sono qui mi ricordano il mio rapporto con la Romellina, con Sanazzaro in particolare, ma anche con Lorno, che è il mio paese natale. E allora, come diceva ancora Anna, mi sento amica di questo paese, di questa comunità. E, come espressione appunto della Romellina vorrei dire che, come emerge bene dal testo preparato in maniera eccellente e completa da Marta Montanini e fortemente voluto dai sannazzaresi, l'essere romellina significa rendersi conto e avere consapevolezza sì delle caratteristiche di un territorio, caratteristiche morfologiche, ma anche dei caratteri di uomini e donne che questo territorio l'hanno vissuto, l'hanno fatto e lo vivono attualmente. Nella mia vicenda di assessore provinciale ho avuto molte occasioni per confrontarmi con gente non della Romellina, per esempio con gente dell'Oltrepò, e mi piace cogliere questa differenza sostanziale, che è una differenza storica e non è un'interpretazione assolutamente personale. La Romellina ha visto nella sua lunga storia la presenza di pochi proprietari terrieri piccoli, ha visto invece la presenza di grandi proprietari terrieri e una numerosissima presenza di proletariato, comunque di un ceto sociale non in primo piano. L'Oltrepò è stato invece fatto come storia da tanti piccoli proprietari terrieri con un esito davvero storico assolutamente diverso, perché sono modi diversi di interpretare quel momento che fa la storia di un territorio in relazione alle vicende economiche e sociali. Ma come vicepresidente della Fondazione Comunitaria voglio sottolineare il ruolo che la Fondazione Comunitaria ha avuto in questi 15 anni di esistenza sul territorio della provincia di Pavia. Che cos'è la Fondazione Comunitaria? È una fondazione voluta fortemente da Fondazione Cariplo, che ha deciso di istituire in tutti i territori, cioè in tutte le province, fondazioni locali comunitarie, nel senso proprio della comunità e nell'aggettivo comunitaria. E con quale finalità? La finalità di promuovere la cultura dei territori, di salvaguardare il patrimonio storico-artistico di questi territori e finalità sociali. Sul fronte culturale in questi anni la Fondazione Comunitaria ha cofinanziato un numero davvero significativo di progetti e quando dico cofinanziato sottolineo anche il principio su cui la Fondazione si muove. E non si danno soldi così tout court, ma si vuole che il progetto che viene presentato per essere finanziato abbia già una sua possibilità di esistere economicamente e quindi è un progetto che la comunità sente e sente vivo e sente come progetto da realizzare. Se questa possibilità c'è, allora la Fondazione Comunitaria interviene a dare un cofinanziamento, cioè a completare il costo del progetto stesso. Ed è un principio che ha funzionato molto perché significa davvero intervenire laddove c'è una volontà forte di veder realizzare il proprio progetto. E come Fondazione Comunitaria abbiamo appunto cofinanziato molte pubblicazioni che andavano proprio nella direzione di questo volume che oggi viene presentato, e perché siamo davvero convinti che fare storia locale oggi significhi salvaguardarci in un contesto di globalizzazione che oggi va di moda e che è effettivamente reale, ma nel quale noi uomini che vivono e donne che vivono in una comunità sentita, dicevo in questo contesto, noi dobbiamo avere consapevolezza delle nostre radici, dei nostri valori che sono solo nostri e che in un contesto di globalizzazione nessuno ci può, fra virgolette, rubare.
quindi la consapevolezza di sé, di quelli che siamo, ma soprattutto di quello che chi ci ha preceduto ci ha consegnato come patrimonio di valori, è un'occasione d'oro con cui affrontare la globalizzazione con certezza, con serietà e, perché no, con apertura all'altro, perché se noi siamo convinti che siamo così, con un patrimonio che nessuno ci può togliere, guardiamo all'altro diverso da noi, perché così è la globalizzazione, con un sentimento di apertura e non di chiusura, perché davanti ai valori dell'altro noi abbiamo i nostri valori da difendere in un contesto davvero di condivisione e, perché no, di comunità vera. Quindi fare storia oggi, in un momento in cui c'è questo atteggiamento del mordi e fuggi di tutte le cose, del mai fermarsi un attimo a pensare su che cosa appunto la vita è e su che cosa la storia ci consegna come patrimonio, è davvero un'operazione significativa. E la storia locale, l'ha ricordato prima Anna, è entrata con forza in un progetto della Fondazione Color of Your Life, che io seguo, una fondazione che peraltro è stata fortemente voluta da un signore del territorio della nostra provincia, Casaigerola, quindi vicinissimo a noi, e un grande manager della Ferrero, che dopo 46 anni vissuti accanto a Michele Ferrero, lavorando su tutti i prodotti Ferrero Kinder, quindi insomma una persona non da poco, come mi viene da dire, dopo 46 anni di attività ha deciso che all'età di 76 anni, andando in pensione, sottolineo l'età perché insomma anche questo fa la differenza, andando in pensione ha deciso di restituire agli altri quello che lui ha ricevuto dalla vita, perché è partito da Casaigerola in maniera molto semplice, insomma ha raggiunto vertici professionali di grande livello e soprattutto ha, come dice lui, ha avuto tanto dalla vita. Allora che cosa ha fatto? Ha preso la sua liquidazione, lo dico perché anche questo non è proprio scontato, e l'ha messa lì per aiutare i giovani. E aiutare i giovani a far che cosa? A scoprire che se tu lavori e ti impegni in un progetto di vita, ce la puoi fare. E il suo motto è lavorare, 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 studiare, studiare, studiare. E da qui la professoressa dell'Istituto Volta, Sandra Zarese, con cui abbiamo lavorato molto con Color Your Life. E allora che cosa vuole questo progetto? La storia vita, conosci la storia, sarai tu a farla. Vuole raccontare quello che ho detto prima, aprirsi alle giovani generazioni per dare loro consapevolezza di chi prima di loro ha lavorato perché loro avessero quello che hanno. Ed è un concetto che oggi sfugge un po', ho avuto tutto così facile, tutto così comodo. E allora io, che sono direttore generale di questa fondazione, do una mano e ho molte, molte soddisfazioni. Ma veniamo all'opera che viene presentata oggi. È già stato detto tanto nelle relazioni precedenti e mi piace sottolineare il sottotitolo, no? San Lazzaro visto con gli occhi dagli archivi, perché questo è il messaggio che esce, e cioè che l'archivio non è quel contesto pieno di polvere che interessa a pochi storici che non hanno nient'altro da fare, ma l'archivio è vita, e lo dico con forza perché da questo spaccato che viene portato all'attenzione dei sanazzaresi esce proprio questo concetto di vita vissuta, quindi di storia, come si dice anche banalmente con la S minuscola, ma non è tanto banale, perché ad avere un territorio è fatto non dalla storia ma delle storie che sono documentate negli archivi, che Marta Bonzanini ha fatto uscire in maniera così puntuale e partecipata. Allora, se la storia è una storia di persone e non solo di eventi e di fatti storici, è una storia che passa appunto attraverso la comunità, attraverso le singole persone che questa comunità hanno fatto e hanno amato. Allora mi piace dire che l'archivio è più vivo che mai, se all'archivio si riesce a dare vita. E l'attività che sugli archivi la cooperativa di Arredi Naironi, lo dico con un po' di orgoglio perché insomma sono loro dormesi, no? Sia Andrea che Talita sono di Dorno e li conosco
molto bene, e allora con orgoglio dico che la loro opera davvero viene merita, perché mettere in salvaguardia le carte vuol dire mettere in salvaguardia il vissuto di quel territorio, e se questo riusciamo a farlo, lo facciamo anche perché gli storici hanno colto il valore del patrimonio cartaceo che la storia ci ha regalato, e allora salvaguardare questo patrimonio, metterlo in ordine, che non è cosa da poco. Di solito i comuni, le parrocchie hanno appunto archivi che per una sensibilità poca, scarsa che c'è stata nel corso del tempo hanno bisogno di essere sistemati, e questo lavoro viene fatto puntualmente dalla cooperativa Gli Aerroni su tutto il territorio con grande esito. Poi Marta, non l'ho già sentita, la chiamo Marta perché è talmente giovane, no? Sicuramente può essere mia figlia, no? Quindi l'ho seguita in tutta questa sua attività su vari fronti, per vari territori, e ho capito che come dice il presidente Vitali, dopo una sua votazione, anche senza essere universitari to cure, si può essere dei buoni storici e soprattutto si può far vivere la storia così come deve essere fatta, sentire come elemento vivo, come elemento da non sottovalutare. È già stato detto, ma il valore aggiunto di quest'opera è sicuramente la testimonianza delle persone che possono ancora raccontare, e anche questo è un valore indicibile, perché la domanda che ci dobbiamo fare tutti noi è questa: chi salverà la memoria quando queste persone, per ragioni che sono legate alla natura umana, non saranno più tra di noi? Allora salvaguardare questa memoria attraverso le testimonianze è un valore aggiunto di questo volume, che secondo me ha il grande vantaggio e il grande merito di evitare che questo territorio viva l'eclissi della memoria, che è uno dei più gravi fatti negativi che oggi rischiamo di vivere se non ci sono iniziative così puntualmente volute, così correttamente, scientificamente corrette come questa. Io purtroppo mi fermo qui perché le cose da dire sarebbero davvero tante. Marta sarà capace di dar conto del lavoro importante che ha fatto e di darne conto facendo vivere quelle carte che dalla polvere degli archivi ci raccontano l'oggi, ma ce lo raccontano in funzione del domani, perché davvero qualche certezza in più sul nostro domani ci viene dalla conoscere la storia, ma soprattutto dal capire le fatiche, le passioni, le angosce, i dubbi che chi prima di noi ci ha portato ad essere quelli che siamo, e ha dato questo territorio, in particolare questo paese, un ruolo importante che è quello che nei secoli l'hanno contraddistinto. Grazie, chiedo ancora scusa. In modo di evitare quelle eclissi che hai citato, e ci ha dato delle bellissimi spunti, veramente una riflessione profonda. Grazie, non me lo merito, ma va bene, grazie mille davvero. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie, arrivederci. Bene, adesso passiamo la parola all'autrice del libro che la presento, è la dottoressa Marta Bozzarini. Un applauso in più ci sta. È vicevanese, è dottore di ricerca presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Pavia. Dal 2005 al 2009 ha lavorato presso il Fondo Manoscritti dell'Università di Pavia, per poi intraprendere l'attività, la carriera di archivista. Attualmente a Vigevano e nei comuni della Lomellina e dell'Oltrepolvanese. È una curatrice dell'archivio, anzi no, la presidente dell'archivio di architettura Bozzarini, e dal 2010
curatrice dell'archivio di scrittura popolare della Società Storica di Varese. È anche responsabile del progetto che porta nelle scuole superiori, compresa la mia, del territorio, il Laboratorio delle Voci. Un progetto che devo dire trova molto entusiasmo presso gli studenti, perché è veramente molto molto bello, una proposta veramente carina. Le sue pubblicazioni sono numerose, tra le pubblicazioni vi cito Con le armi e con la penna, La stampa clandestina della Resistenza, 2009, Poesia clandestina della Resistenza nell'antologia dei periodici italiani, Storia di Pietro De Giorgi, dall'Unità d'Italia alla metà del XX secolo, se vogliamo diciamo un lavoro analogo a quello che ha fatto per noi. Poi ha fatto il censimento degli archivi delle parrocchie della diocesi di Tortona, 2013, sicuramente un lavoro notevole, insieme ad altri però. Poi altre pubblicazioni, La responsabilità della bellezza, Mario Gonzalini, progetti dal 1945 al 2010, All'ombra del castello, la storia del castello di Cicognola, sempre in un arco di storia dall'Unità d'Italia alla Liberazione, e altre pubblicazioni, lettere, diari dei fronti della Grande Guerra in Vigevano e la Grande Guerra, storia, voci e immagini. Quindi, come vedete, una donna di cultura, di grande competenza storica, un archivista che ha dato un'impostazione, adesso lo scopriremo, particolare al nostro libro. Prima però di darle la parola, anche se non vuole essere nominata, la presento, la sua preziosa collaboratrice Talita Maggioni, che della cooperativa di Aironi, archivista, che aveva già lavorato prima ancora di collaborare con Marta alla riorganizzazione dell'archivio comunale, e vi assicuro che ha dedicato ore e ore in archivio e anche qui in biblioteca a leggere, a cercare, a consultare con la sua competenza. Ha dato un assetto veramente bellissimo, completo, scientifico, un lavoro scientifico su tutto il materiale che possiede il nostro archivio comunale. Ho detto tutto, passo la parola a Marta. Si sente? No, grazie. Si sente? No, adesso sì. Adesso che non ci serve. Si sente? Sì. Dunque, come è stato detto, il volume dedicato alla storia di San Lazzaro è l'ideale proseguimento delle opere di Monsignor Gazzaniga e del professor Savini, estendendo però l'arco temporale fino al 1948. Fonte principale è l'archivio storico del comune, che conserva una documentazione completa ed esaustiva riguardo il XIX e il XX secolo. Il volume, come potete vedere, è scandito in capitoli che rendono conto delle fasi principali della storia del paese: l'Ottocento, il nuovo secolo fino al Biennio Rosso, il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale fino alla liberazione. Ogni capitolo è poi suddiviso in sezioni che permettono di meglio orientarsi nelle vicende locali e che concernono l'amministrazione, l'economia, le opere pubbliche, l'istruzione, la sanità, la sicurezza e il culto. Il titolo del libro riprende proprio la connotazione geografica che più ha influenzato la vita del borgo. L'acqua è infatti l'elemento dominante nella definizione del territorio e dei suoi aspetti economici e sociali.
Il territorio di San Nazaro è infatti delimitato dai corsi minori della Gonia e del Terroppio e dal fiume Po, che con le sue alluvioni e i mutamenti del suo corso ha modificato, spesso con gravi danni, l'aspetto del territorio e del paesaggio e ha imposto oltretutto continue variazioni delle mappe. Il territorio è inoltre attraversato sempre più fittamente da canali e vie d'acqua che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento porteranno a una diffusione della risicoltura prima di tutto e delle colture foraggere. Dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia, infatti, due fenomeni capitali mutano radicalmente il volto dell'agricoltura lomellina. Il primo è l'acquisizione delle antiche proprietà del clero e della nobiltà da parte di una borghesia imprenditoriale e in secondo luogo l'apertura del canale Cavour con la conseguente opera di canalizzazione. Le coltivazioni locali, quindi varie e diversificate, che avevano cesellato nei secoli un paesaggio ricco di colture e anche di colori, lasciando il posto a coltivazioni più redditizie, appunto quelle del riso e del foraggio. I mutamenti non investono soltanto l'aspetto delle campagne, ma ovviamente anche i rapporti sociali e le condizioni di vita della classe contadina. La risicoltura infatti favorisce l'accorpamento delle proprietà nelle mani di pochi grandi imprenditori che trasformano profondamente la produzione locale avviando una conduzione capitalistica dei fondi. Ecco dunque che spariscono le coltivazioni meno redditizie e si modifica il panorama sociale con la diffusione di un ceto di industriali agrari da una parte e dall'altra la scomparsa della piccola e media proprietà terriera. Questi mezzadri e coloni sono presto ridotti, ecco il tratto fondamentale dei primi del Novecento, a salariati e proletari, dalle condizioni di vita sovente molto dure e gravati da malattie come malaria e pellagra. Una condizione insostenibile che condurrà poi alle agitazioni e agli scioperi dei primi del Novecento. E tuttavia la storia del paese, seppure segnata da questi eventi epocali, non si riduce a questo. Grandi progressi infatti erano stati compiuti in ogni campo della vita civile, pensiamo soltanto all'inaugurazione di nuovi opifici ed esercizi commerciali come la Filanda Fassi e lo stabilimento di brillatura del riso Dario Fraschini, oppure l'apertura su altri fronti del Teatro Bianconi, dell'asilo Antonio Traversi, della società operaia. Il settimanale L'Eco della Lomellina aveva avviato le pubblicazioni nel 90, si era inaugurato 3 anni dopo il nuovo edificio scolastico e non da poco, per effetto di Regio Decreto, nel 63 il borgo aveva assunto il nome attuale con la specificazione appunto dei Borgondi. San Nazaro era capoluogo di mandamento e ospitava la pretura, l'ufficio del registro, l'agenzia delle imposte, il magazzino dei generi di privativa e il deposito di cavalli stalloni governativi. Una stagione quindi, quella di fine Ottocento, indubbiamente prospera, che si spegnerà lentamente nei primi del Novecento per effetto della crisi agraria prima di tutto, del declino di una classe dirigente e imprenditoriale prestia a rinnovarsi e della conseguente massiccia emigrazione. Nell'Ottocento il paese conta poco più di 4.800 abitanti in costante crescita fin dal 600, residenti nel capoluogo, nelle frazioni di Valossa Savoia, oggi Sabatini e Mezzano, e nelle numerose cascine e case sparse. Gli spostamenti avvengono per lo più da cascina a cascina in occasione del San Martino, perché la massiccia migrazione verso l'estero, in particolare verso le Americhe del nord e del sud, avrà inizio soltanto alla fine dell'Ottocento. In particolare, fino alla riforma elettorale del 1882, l'amministrazione comunale resta, come in tutta Italia, appannaggio di un ceto di proprietari terrieri che soli hanno diritto di voto. Ne sono espressione quindi i sindaci che si susseguono fino al 1890, quando, grazie appunto agli effetti della riforma elettorale, viene eletto Enrico Pollini, un ex garibaldino di orientamento liberale. Nel 1899 è nominato sindaco il democratico Luigi Fassi, a capo della prima maggioranza socialista. Ecco, il paese
Sono aperti 3 alberghi, qui vediamo l'albergo Garibaldi, e si moltiplicano osterie, in particolare le rivendite di alcolici. Dalle acque dell'Erbognetta traggono forza motrice la Filanda Fassi e lo stabilimento Daglio, mentre delle 14 filande esistenti nei primi dell'Ottocento, delle filande minori, ne restano solamente 2, conseguenza della crisi del settore serico. Nel 72 viene fondata la società di mutuo soccorso fra gli artisti, esclusi i contadini e le donne, una scelta che Monsignor Gazzaniga criticherà duramente nel suo volume. Fino al 1895, quando viene edificato il palazzo scolastico, che esiste ancora oggi, le classi elementari sono collocate in alcune aule, in locali in via Municipio e in via Grande. Si tratta però di una sistemazione inadeguata, prima di tutto perché gli spazi sono ristretti, in secondo luogo perché manca il materiale didattico fondamentale. Ma il problema principale riguarda proprio, come un po' ovunque, la frequenza, che cala notevolmente con la primavera, quando i bambini vengono trattenuti a casa per aiutare nei lavori di casa e campestri. I maestri oltretutto lamentano spesso la difficoltà che i bambini hanno ad apprendere e studiare la lingua italiana perché abituati a parlare il dialetto. Grande rilievo insomma invece l'insegnamento agrario, che ovviamente sarà loro più utile nella vita adulta. Merita poi, questo lo ritengo importante, gli elogi dell'ispettorato scolastico, l'iniziativa della maestra Clementina Magnani, che per prima, nel 71, inaugura una scuola festiva per donne adulte, cui segue poco dopo l'apertura di una scuola serale per uomini. Vanto poi del paese è senz'altro l'istituzione dell'asilo privato Antonio Traversi, dono di nozze di Giovanni alla moglie Claudia Grismondi, che vediamo in questa immagine. L'asilo, creato sul modello dei migliori esempi nord europei, accoglie gratuitamente i bambini dai 3 ai 6 anni appartenenti a famiglie bisognose e, dietro pagamento di una quota, anche i figli delle famiglie benestanti. La salute pubblica è invece gravemente pregiudicata da alcune criticità, ad esempio la mancanza di latrine e fogne, la presenza di acque stagnanti, la scarsa manutenzione dei pozzi e soprattutto la scarsa igiene, una condizione diffusa in tutta la nazione, ma puntualmente ripresa nei verbali della Commissione Sanitaria. In questo contesto operano a San Nazaro 2 medici, 2 levatrici, 3 farmacisti e un veterinario. Ecco, mentre la diffusione di epidemie finalmente arretra grazie ai vaccini, il morbo più temuto resta il colera, che flagella per tutto il secolo, ogni decennio, la provincia. Ecco, nonostante gli inviti alla cura dell'igiene rivolti dalla prefettura, la mortalità continua a restare molto alta a causa di 2 problemi, innanzitutto. La frequente incertezza delle diagnosi, spesso il colera non viene individuato subito nella sua gravità, e soprattutto dei rimedi improvvisati dei pazienti, che abbiamo letto nei documenti si curavano con piatti di riso e fagioli e anche di uova cotte con olio e aceto. Inoltre il lazzaretto, che era allestito nei locali attigui al santuario della Madonna della Fontana, qui ben visibili, all'insorgere dei primi casi spesso non veniva aperto, proprio per evitare di assumere il personale con le conseguenti spese. Ma il mancato isolamento dei malati moltiplicava subito il contagio. Nell'ambito del culto, nel 77, viene nominato parroco della chiesa dei Santi Nazario e Celso, Monsignor Gazzaniga. Una nomina che genera proteste e malumori, che sono poi i riflessi locali dei difficili rapporti fra Stato e Chiesa all'indomani dell'Unità d'Italia. Qui ulteriormente aggravati da rancori personali tra parroco e amministrazione, che sfociano purtroppo spesso anche in costose controversie legali. Nei primi 20 anni del Novecento, a San Nazaro, come in tutta la Lomellina, si afferma il Partito Socialista, con i sindaci Primo Carpani e Carlo Pastorini. Il successo socialista è largamente prevedibile in una zona in cui la conduzione capitalistica della terra e l'eccesso di manodopera hanno acuito l'impoverimento dei salariati e quindi lo scontro di classe. Sorgono ovunque le leghe contadine, a cui si contrappone la Federazione degli Agrari.
La battaglia per le 8 ore e per l'applicazione del regolamento per la coltivazione del riso riflettono proprio l'asprezza di questo scontro. L'azione del socialismo appare in particolare dirompente durante il biennio rosso, quando la lotta di classe si inasprisce al punto da far immaginare il possibile scoppio di una rivoluzione sul modello sovietico anche in Italia. Tra il 19 e il 20 però il Partito Socialista, che in Lomellina aveva conquistato quasi tutte le amministrazioni, è dilaniato profondamente dalle due correnti dei riformisti più moderati e dei massimalisti, che si ponevano proprio come fine la rivoluzione. Se dunque, ecco la dicotomia e la contraddizione, se dunque la propaganda assume i toni violenti spesso e accesi della propaganda appunto massimalista, le scelte dei dirigenti nella concretezza sono improntate al riformismo. Questa duplicità da una parte delude i contadini esasperati e dall'altra spaventa gli agrari, forse al di là dei rischi effettivi. E quindi l'azione incerta e contraddittoria dei dirigenti, anche locali, si scontra con un capitalismo agrario apparentemente debole, ma in realtà pronto a reagire. Intanto i tentativi di facilitare l'insediamento di aziende nel territorio non raggiungono i risultati sperati. Falliscono le trattative per l'apertura di una cartiera e di uno stabilimento di filati di cotone. Nel 1910 già la giunta deve dichiarare vani tutti gli sforzi compiuti per dare slancio al settore secondario, che nelle intenzioni avrebbe proprio dovuto assorbire quella manodopera eccedente dall'agricoltura. Mentre si avvia la costruzione del ponte del Po alla Gerola, destinato a sostituire questo disagevole ponte in chiatte, che vediamo nell'immagine, la modernità si affaccia anche attraverso piccole innovazioni, come la posa dell'impianto del telefono pubblico. Nell'ambito sanitario, la minore incidenza dei morbi come il colera si accompagna, nei primi del Novecento, a un dilagare della malaria, ovviamente, conseguenza della diffusione delle colture irrigue. Qui si tenta di porre un freno somministrando il chinino. Negli anni della Grande Guerra, poi, il generale impoverimento della popolazione, le carenze alimentari e il movimento di grandi masse di persone, pensiamo ai militari e ai profughi, favorisce il dilagare delle epidemie, per esempio ritorna il tifo, che era quasi scomparso, e soprattutto della terribile influenza, la cosiddetta spagnola. L'Italia entra in guerra il 24 maggio 1915. Spezzando la triplice alleanza che la legava alla Prussia e all'impero asburgico. Il fronte dei neutralisti annovera il mondo cattolico e il vasto mondo contadino, che quindi interessa profondamente anche il mondo di San Lazzaro. Il mondo contadino è ostile alla guerra perché i contadini sono arruolati in fanteria, che è l'arma che subisce, per dire una cifra eloquente, il 95% delle perdite della Grande Guerra. E tuttavia, di fronte alla parte, diciamo, dei neutralisti che annoverano gli industriali nella prospettiva dei profitti che l'economia di guerra avrebbe favorito, la media piccola borghesia, gli irredentisti e gli interventisti democratici, ecco che l'Italia entra in guerra per volontà del re e del capo del governo Salandra. Anche da San Lazzaro quindi iniziano a partire per il fronte i giovani arruolati per lo più appunto nella fanteria, l'arma che sacrificata negli assalti appunto pagherà il prezzo più alto. Si tratta di giovani che, come accennavamo prima, provenienti da regioni diverse, parlano ognuno il proprio dialetto e quindi faticano a comprendersi, a trovare nelle trincee una lingua comune. Non soltanto non hanno una lingua comune, ma non si sentono parte di una nazione. L'Italia, pensiamo solo a questo, è unita da appena 50 anni e per loro la patria è la famiglia, è il paese, è il campanile. Ecco, partono per una guerra di cui peraltro non conoscono le ragioni e devono adattarsi alla vita di trincea. Una vita trascorsa nel freddo, nel fango, nella pioggia, accanto ai morti e ai feriti.
Lo storico Piero Melograni scriveva: «I soldati impararono a sopravvivere distaccandosi dai loro sentimenti e affetti, rinunciando alla loro personalità». Anche ai ragazzi di San Nazaro, quando tornano dal fronte in famiglia, in paese, per le licenze, compromettono un lungo e faticoso adattamento, ritrovano la loro personalità, in qualche modo, la loro famiglia, i loro affetti, e quindi diventa ancora più drammatico il ritorno ai reparti. Dal punto di vista militare, poi, gli stati maggiori sono impreparati ad affrontare la prima guerra moderna, guerra di posizione e di logoramento. E oltretutto, ecco perché la fanteria subisce questo altissimo numero di perdite, perché gli eserciti, istruiti alla tecnica dell'assalto, prevedono che la fanteria proceda a ranghi serrati in formazioni fitte, subito falciate dall'artiglieria nemica. Ecco, in questa condizione vivono i giovani di San Nazaro e i 70 che cadranno nel corso del conflitto. Al loro elenco vanno aggiunti però i nomi dei fanti Carlo Sempio, Battista Bellati e del tenente Cesare Sozzani, riguardo ai quali sono state reperite notizie sia presso l'archivio storico del comune e sia presso l'archivio del distretto militare di Pavia, ormai soppresso e depositato presso l'archivio di Stato di Pavia. Parte rilevante del capitolo è dedicata all'inserimento delle vicende personali dei caduti nel contesto delle battaglie e dei momenti più importanti del conflitto. Ecco, uno di questi è senz'altro la rotta di Caporetto, indagata nel volume sia nelle cause militari, sia nell'impatto sull'opinione pubblica, sia nelle sue conseguenze, che sono prima di tutto l'internamento nei campi di prigionia, di 600.000 militari italiani, dei quali ben 100.000 non torneranno, morti sostanzialmente di freddo, di fame e di malattia. A San Nazaro non faranno ritorno 12 militari imprigionati in campi di prigionia e la guerra lascia anche 34 feriti e mutilati, di cui si rende conto trattando le traversie di ciascuno. Ecco, l'Italia esce dalla guerra vincitrice, ma di una vittoria definita subito mutilata. Ecco, di una vittoria definita subito mutilata, si avvia quindi, era inevitabile, quindi si avvia dunque un inevitabile processo alla guerra e si diffonde un profondo rancore nei confronti. Nei confronti dei responsabili. Nel clima di guerra civile che dilaga in Italia, socialisti e neutralisti vengono considerati il nemico interno. La memoria della Grande Guerra assume così anche a San Nazaro due culti, quello socialista di denuncia e quello fatto proprio dal fascismo, che mira a presentarsi, come in effetti è, un movimento di rottura figlio della Grande Guerra. L'uso che il fascismo fa della guerra è finalizzato a ottenere il consenso. Occorre riscattare la strage, darle un senso e cementare l'unità nazionale nel consenso al partito unico. È questo il significato dei cimiteri di guerra, dei monumenti ai caduti e dei viali delle rimembranze, nonché della figura del milite ignoto, la cui posa vediamo in questa immagine. Ecco, le conseguenze politiche della Grande Guerra saranno immani. In Italia e in Germania la profonda crisi politica, economica e sociale conduce in modi diversi all'affermazione dei regimi totalitari. La classe dirigente liberale non si mostra in grado di far fronte alle difficoltà economiche e alle tensioni sociali del biennio rosso. Così il fascismo si pone come una soluzione che molti allora consideravano ottimale per garantire ordine in un paese sull'orlo della guerra civile. Quindi, paradossalmente, proprio nel momento in cui il pericolo rosso viene meno, la reazione si organizza
In Lomellina, in particolare, il fascismo emergente non solo è tollerato nelle sue violenze dalla forza pubblica, ma gode della garanzia dell'impunità. La sua struttura gerarchicamente organizzata lo rende già un partito milizia e quindi facilita la pianificazione delle azioni squadriste. Ecco, il fascismo fa la sua comparsa a San Lazzaro la mattina del 17 aprile 1921 con la fondazione della sezione locale del partito. Ma già dai primi mesi dell'anno si erano susseguite in tutta la Lomellina le distruzioni delle sedi delle associazioni socialiste sotto l'astro nascente di Cesare Forni. Anche a San Lazzaro, retta da un'amministrazione socialista, si verificano pestaggi e devastazioni. Ad agosto l'amministrazione è costretta a dimettersi. Nel volgere di pochi mesi i centri del potere socialista cadono uno ad uno e la situazione diventa ogni giorno più drammatica. Intanto la classe dirigente nazionale cerca sempre, si illude sempre, di poter costituzionalizzare il fascismo. Sappiamo che la marcia su Roma sarà il preludio a un destino ben diverso. A San Lazzaro nel ventennio l'amministrazione è retta da tre potestà: Fassi, Cerri e Allegri, intervallati da una lunga serie di commissari prefettizi. Anche in paese l'opera di propaganda si fa più pressante e si rivolge a ogni età, genere e categoria. L'anno è scandito dal susseguirsi dal calendario delle manifestazioni fasciste. Pensiamo alla festa del pane, per esempio, che celebra i successi della battaglia del grano. Ecco, nel contesto di una situazione economica mondiale segnata dalla crisi del 1929, il regime individua nel corporativismo la terza via tra capitalismo e socialismo, imperniata su protezionismo, autarchia e controllo dello Stato sull'economia. Una terza via che però si risolverà nella concretezza in un meccanismo burocratico che deprimerà l'economia anziché rilanciarla. San Lazzaro continua ad essere un paese agricolo, con un patrimonio zootecnico che ammonta ormai a 1500 bovini. La coltivazione del riso è ulteriormente tutelata dalla fondazione dell'Ente Nazionale Risi dal 1931. La crisi invece del settore serico comporta la chiusura anche della grande filanda Fassi. In compenso sorgono il caseificio Gianola e l'officina meccanica per la costruzione di macchine agricole Lova. Durante il ventennio, nell'ambito dei lavori pubblici, vale la pena ricordare i lavori di sistemazione della Roger Bonietta e l'ampliamento del cimitero. Ma risale al 32 l'intervento che muta il volto della piazza. Don Luigi Parravidini commissiona allo studio artistico di Bergamo Cesare Paleni il restauro della chiesa parrocchiale. L'intenzione è di restituire alla chiesa il primitivo aspetto romanico, pur nell'assenza di documenti che attestino le caratteristiche antiche. Mancando la documentazione, il progettista si trova a reinventare l'interno secondo lo stile romanico, apportando radicali modifiche che, se oggi sarebbero censurate, allora furono pienamente accettate dalla soprintendenza ai monumenti. Altro intervento radicale è, nella seconda metà degli anni 30, l'abbattimento degli stabili Bianconi e l'edificazione del nuovo palazzo municipale nell'attuale Piazza Palestro, su progetto degli ingegneri Mocchi e Cecchi. Inaugurato nel 40, è completato da 5 grandi bassorilievi in travertino celebrativi delle opere del regime. Nell'ambito scolastico, con la riforma Bottai, cresce l'importanza dell'educazione al lavoro manuale. Ma l'insegnamento elementare a San Lazzaro è pregiudicato dalla presenza di ben 16 classi gestite da soli 9 maestri. Una situazione insostenibile, ovviamente. Oltretutto, non avrete successo al corso di avviamento professionale agrario e industriale aperto nel 40, ma presto chiuso per mancanza di iscritti.
Una parte rilevante del capitolo dedicato alla sanità è riservato all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e all'Associazione delle Famiglie Numerose, gli enti sorti per supportare la politica di incremento demografico promossa dal regime. L'OMNI, istituita nel 25, ha per scopo la protezione e l'assistenza di madri e bambini attraverso una rete di consultori pediatrici. Nonostante questi sforzi volti all'incremento demografico, in realtà la popolazione a livello nazionale e a livello locale continua a calare. Con l'entrata in guerra dell'Italia, il 10 giugno 1940, a fianco della Germania nazista, i giovani militari di San Lazzaro tornano a partire, dopo la Grande Guerra, ancora per i vari fronti del conflitto mondiale. Purtroppo in questo caso, sia presso l'archivio di Stato di Pavia, sia presso l'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito e del Ministero dell'Interno e della Difesa, sono state reperite soltanto informazioni scarne ed essenziali riguardo i caduti dell'ultimo conflitto, riportate nel capitolo relativo. In paese, intanto, i civili devono affrontare difficoltà che investono ogni aspetto della vita quotidiana, dal razionamento dei generi alimentari, alla necessità di ricorrere al mercato nero, all'aumento dei prezzi, al coprifuoco, allo scuramento, all'accoglienza dei più di 200 profughi che via ferrovia arrivano a San Lazzaro. Già nel 40 si rifugiano qui in paese gli sfollati della Liguria occidentale, che non mancheranno, una volta tornati nelle loro abitazioni, di inviare a San Lazzaro lettere di ringraziamento per l'accoglienza ricevuta. Ecco, con l'infuriare dei bombardamenti, poi, dopo il 43, arrivano a San Lazzaro intere famiglie sfollate da Milano, Savona, Genova e Alessandria. Con l'armistizio dell'8 settembre, la condizione dei militari italiani dislocati sui vari fronti si fa drammatica. Ai soldati fatti prigionieri dai tedeschi si presentano due alternative: la collaborazione con l'ex alleato oppure il rifiuto, che apre la via all'internamento in lager. Sono più di 70 i militari di San Lazzaro internati in Germania. E vorrei ricordare almeno il tenente di fanteria Albino Celi, fucilato nell'eccidio di Cefalonia il 24 settembre 1943. Badoglio dunque proclama l'armistizio, mentre i tedeschi trasferiscono in Italia 25 divisioni. Con la fuga del re e del governo a Brindisi si apre una fase di anarchia. Soldati e ufficiali abbandonano le divise e tentano di fare ritorno alle loro case. Lo Stato è al collasso. Mussolini fonda la Repubblica di Salò, uno Stato pedina che si regge sull'aiuto tedesco. Uno Stato che vuole costituire un proprio esercito, ma ai bandi di arruolamento pochi giovani rispondono e molti fra questi deserteranno. L'ultimo bando scade il 25 maggio. Chi non si presenta in caserma si pone fuori dalle regole e va incontro alla pena di morte. Molti giovani si presentano per non compromettere le famiglie, cercando di disertare alla prima occasione, e molti restano nascosti anche in queste campagne, proprio per evitare l'arruolamento e attendere la liberazione. Altri invece cercano di unirsi ai primi gruppi di ribelli che nascono sia in Lomellina sia in Oltrepò, e in paese uno dei più attivi reclutatori è proprio Luigi Savasini, nella vita civile decoratore, che, arrestato nel novembre del 1944 nella sua casa in frazione Savoia e deportato a Mauthausen, morirà il 26 aprile del 1945. Già alla metà di aprile, infatti, del 1944, esistono in Lomellina tre formazioni partigiane: la Brigata Bassa Lomellina, il Gruppo Cairoli e la Brigata Vigevanese Leone. Negli stessi mesi è costituito a San Lazzaro, come in molti altri paesi, il Comitato di Liberazione Nazionale, attivo però qui a fatica proprio per la presenza stabile nel palazzo scolastico di un presidio tedesco. Rispetto dunque a borghi e città che hanno subito in modo più marcato le conseguenze della guerra, San Lazzaro si trova in una condizione, tra virgolette, privilegiata, pur soffrendo ovviamente le privazioni e le paure che lo stato di guerra comporta.
Il paese non è oggetto di bombardamenti diretti, mentre per esempio ha colpito varie volte il ponte della Gerola, che vediamo in questa immagine. E i civili non subiscono rappresaglie, sebbene siano molti gli episodi di violenza e di sopruso. Il momento più difficile e delicato è anzi quello della fuga dei reparti tedeschi all'indomani della liberazione. Un momento costellato di scontri ancora con i partigiani locali. Nonostante infatti fosse stato consigliato di lasciar passare l'invasore in ritirata senza attaccare battaglia, a causa anche degli armamenti impari, sovente partigiani e civili esasperati non intendono perdere l'ultima occasione di affrontare il nemico. Ma la scelta di attaccare costa la vita qui, per esempio, ad Aldo Balestro, proprio il 26 aprile, e all'operaio Angelo Camussoni, un garibaldino della Brigata Bassa Lomellina, ucciso nel corso di un combattimento contro la Brigata Nera Alfieri lungo la strada Medio-Lomello. Anche la vita civile a San Nazaro, al termine della guerra, torna alla normalità. Nell'ambito dell'amministrazione retta dal CLN viene eletto primo sindaco del dopoguerra Piero Serempiocca. Se i problemi più urgenti riguardano il contenimento dei prezzi e la disoccupazione, si concede però fin da subito un'attenzione particolare alla memoria della guerra di liberazione, con decisioni di valore simbolico, come la scelta di intitolare la frazione Savoia a Luigi Savasini e la piazza del municipio ad Aldo Balestro. La memoria della resistenza viene così a essere incisa nella geografia stessa del paese. L'educazione alla democrazia si concretizza poi con le prime elezioni del dopoguerra. In Lomellina, dove prima del ventennio l'ala massimalista del Partito Socialista era più forte, i risultati sono largamente favorevoli al Partito Comunista e al Fronte Democratico Popolare. Nel referendum si sfiora il 65% di esiti favorevoli per la Repubblica. Infine, la raccolta di testimonianze orali al termine della stesura del volume si rivela sempre preziosa e necessaria, perché in queste pagine le fonti scritte, che sono il fondamento della ricostruzione storica, si confrontano con i ricordi dei testimoni. Questi, nati negli anni 20 e 30 del Novecento, ci hanno consentito di compiere un viaggio a ritroso nel tempo, delineando vicende e personaggi, ma soprattutto un clima, un punto di vista sugli eventi individuale e soggettivo, quindi limitato, ma insieme unico e irripetibile. Un punto di vista dal basso, dall'interno della storia. Tra le voci dei testimoni intervistati, così, quale sei? Ecco, tra le voci. Il secondo. Ma che due delle il cieli? Il secondo. Si è sentito. Allora, tra le voci dei testimoni. Allora, abbiamo quasi finito. Tra le voci dei testimoni che hanno un carattere particolare, quelle di Pierangelo Scivola e di sua moglie Maria Luisa Insellini, che alla nitidezza dei ricordi aggiungono l'esperienza di eventi che hanno profondamente segnato la nostra storia nazionale. Si tratta di eventi che non si sono svolti a San Nazaro, ma poiché questo è il luogo in cui hanno trascorso tutta la loro vita, si può ben dire che appartengono ad una memoria collettiva, che è patrimonio di tutti. I luoghi rivestono sovente un ruolo simbolico. Cassino ed Esenzano sul Garda,
nella memoria di Pierangelo e Maria Luisa, rappresentano i tratti di un'epoca breve ma decisiva, i mesi che vanno dall'armistizio alla liberazione. Pierangelo, che vediamo in questa foto con i suoi compagni, è un giovane di 20 anni quando arruolato in artiglieria. Ecco, Pierangelo è un giovane di 20 anni, quando arruolato in artiglieria viene inviato al fronte, in Puglia, al fine di fronteggiare un possibile sbarco alleato. Non gli sfuggono l'impreparazione e la leggerezza con la quale è mandato a combattere. Con 4 cannoni, fucili modello 1891, i soldati vengono lasciati a presidiare la posta, fino a che giunge la notizia dell'armistizio. Pierangelo entra a far parte del primo raggruppamento motorizzato alle dipendenze della Quinta Armata Americana. Inizia così una fase nuova della sua vita, che sintetizza quelle bellissime parole: volevamo partecipare alla liberazione. Schierato sul fronte di Cassino, partecipa alla battaglia di Montelugo, conclusasi con una vittoria degli alleati a costo di moltissime perdite italiane. Sulla linea Gustav, il raggruppamento diventa gruppo di combattimento folgore del Corpo Italiano di Liberazione. Pierangelo è volontario in questa pattuglia di esploratori. La liberazione di paesi e città fino al Brennero costa molti sacrifici e molte morti. Ma l'esperienza di Pierangelo è anche di conoscenza e di condivisione, per esempio con i soldati di tutti i continenti arruolati nell'esercito inglese. In conseguenza del bombardamento che ha distrutto la sua casa milanese, invece nel 1943 Maria Luisa Inselvini, a 12 anni, si trasferisce nella villa dei nonni ad Esenzano, dove è testimone della terribile vicenda della famiglia ebrea dei Della Volta. Nella zona del Garda, sede della Repubblica di Salò, le famiglie ebree già colpite dalle leggi razziali vengono arrestate e deportate. Nel campo di Della Volta per primo viene arrestato il padre. Il figlio Alberto non esita a recarsi in caserma per sapere che ne è stato di lui. Viene anch'egli trattenuto e deportato ad Auschwitz. Sarà compagno e amico carissimo di Primo Levi che di lui, in Se questo è un uomo, scriverà: Alberto è il mio migliore amico. Alberto è entrato in lager a testa alta e vive in lager illeso e incorrotto. Ha capito prima di tutti che questa vita è guerra. Non si è concesso indulgenze, non ha perso tempo a recriminare e a commiserare sé e gli altri. Lo sostengono intelligenza e istinto. Ho sempre visto e ancora vedo in lui la rara figura dell'uomo forte e mite contro cui si spuntano le armi della notte. Il padre di Alberto è destinato alla camera a gas, mentre lui scompare durante la marcia di evacuazione dal campo. La madre, intanto, dopo aver affidato il figlio minore a una famiglia di contadini, cerca disperatamente di raggiungere la Germania per trovare i suoi cari. Non ci riuscirà, né ammetterà mai, come racconta Levi, la morte di Alberto nell'illusione di un suo ritorno. La casa sul Garda viene intanto occupata da un'anziana coppia di cugini dei Della Volta, costretti a vivere con le imposte chiuse e la luce spenta per nascondere la loro presenza. I nonni di Maria Luisa li assistono, ma una mattina trovano la casa deserta. Anche questa anziana coppia è stata arrestata e deportata. Infine la guerra termina e il simbolo della conclusione di un'intera epoca e anche del nostro volume è una grande bandiera tedesca stesa a terra sul lungo lago. All'arrivo degli alleati, racconta Maria Luisa, il comandante americano ordina di non calpestarla, ma di arrotolarla e lasciarla sul bordo della strada. Avevano compreso, dalla lezione della Grande Guerra, a non infierire sul nemico sconfitto. Solo così si sarebbe potuta costruire l'Europa nella pace. Ecco, in conclusione mi pare che le parole di Piero Calamandrei illustrino bene il senso di questo lavoro. Scriveva: ogni giudizio storico è sempre un giudizio sul presente e un'interrogazione rivolta all'avvenire. La storia locale,
pur per nulla minore rispetto alla grande storia nazionale e internazionale, riflette gli eventi della nostra storia collettiva, interpretandoli e declinandoli secondo i caratteri del territorio. Riporta al concreto i grandi avvenimenti che corrono sempre il rischio di rimanere astratti e lontani. Oggi la comunità di San Nazaro si specchia e si confronta con il passato restituito dalle carte del suo archivio. Riflette sul presente e si interroga sul futuro, come scriveva Calamandrei, cercando peculiari vie di crescita e di sviluppo. Grazie. Ringraziamo Marta che in un modo molto sintetico ha illustrato in una mezz'ora un lavoro di mesi e mesi e mesi di lavoro, di ricerca, di controllo, di analisi dei documenti dell'archivio e poi in un breve tempo ce li ha illustrati in modo molto sintetico e molto, molto veloce ma significativo e preciso. Abbiamo l'opportunità di avere il testimone, il signor Scevola. Ha voglia di dire qualcosa a conclusione di questa bellissima... Stia lì, le porto io il microfono. Stia lì. Tanto la conosciamo tutti, la ringraziamo per essere qui presente, che ci dà una... Allora, quello che vedete lì, questa qui era la mia pattuglia esploratori, che consisteva in questo. Ci portavano e ci mandavano nel territorio occupato dalle truppe tedesche, per modo di dire, perché anche loro ne avevano detto di tutti i colori. Dovevamo rilevare determinate zone e poi attraverso un radio telefono che ci avevano dato gli americani, sì, ecco, noi dovevamo trasmettere, dopo questa esplorazione, ritornare e illustrare quello che avevamo visto, cioè le forze tedesche come erano dislocate. La prima linea era la linea Augusta, poi si è formata la linea gotica qui in alto, che è quella che è stata quella finale. Questa pattuglia doveva fare come, diciamo, eravamo degli dei come i cani che andavano così, ma non dovevamo farci sorprendere, perché i nostri comandi avevano detto: se vi sorprendono a fare queste rilevazioni vi arrangiate voi, perché noi non muoviamo delle truppe per venirvi a liberare. Delle volte ci è andata bene, delle volte no. Io ne ricordo una sola, tanto per non fare, perché potrei scrivere una storia. Era il giorno di Ferragosto del 1944. Avevamo raccolto tante belle notizie. Siamo stati sorpresi da un battaglione tedesco, per modo di dire. Qui andava a finire il male. Per fortuna che questo combattimento che si era verificato è stato rilevato da una nostra pattuglia del corpo di liberazione di bersaglieri. Sono accorso e ci è andato un po' forte e ci siamo liberati. Abbiamo respinto questo attacco. Quella è stata, tanto per dirne una, ne potrei citare tante altre. E così, quando è finita poi, ci hanno portati a riposo, visto che facevamo sul serio, allora ci hanno
ricostruiti, rivestiti completamente da cima a fondo, mani, mutande, tutto di agreria intima, tutto come loro. Siamo stati sulla divisa inglese, portavamo, che erano giubbotti e cose, cacchi, portavamo però le mostrine del gruppo di combattimento che avevano costituito e le stellette italiane. E sul braccio sinistro un bel tricolore e nel bianco c'era lo stemma del gruppo di combattimento. Ne hanno ricostituiti sei adoperando le vecchie denominazioni delle vecchie del vecchio esercito italiano. Quello è stato il nuovo esercito che ha partecipato poi sulla linea gotica alla battaglia finale e mi ricordo gli ultimi combattimenti che abbiamo fatto, che erano, l'abbiamo fatto il 19, il 20 e il 21 aprile. Al 21 aprile abbiamo sfondato, eravamo a 60 km da Bologna, però noi, io facevo parte del gruppo di comandamento fuoco, perché era costituito dai marinai del San Marco e dalla divisione paracadutisti Nembo, che si sono messi insieme, e dal gruppo di artiglieria d'assalto Forcoli, questo era il mio gruppo di combattimento. Ci hanno fermati, poi ci hanno infilati lungo la via, noi a Bologna non siamo entrati, sono entrati quelli della Lignano, sono entrati quelli della Friuli, ma noi no, ci hanno fatti andare del Forcoli. Portati a riva e siamo arrivati fino al passo del prendere e abbiamo visto i primi prigionieri nostri che rientravano e hanno visto loro con il nostro basco grigio verde, le nostre stellette però col coso e di colore, alzavano gli occhi e guardavano questi qui da dove vengono, che sono, e noi dicevamo sono il nuovo esercito della liberazione. Abbiamo partecipato anche noi. Questo è stato una, quando poi siamo dovuti andare, nonostante tutto, a Parigi a firmare il trattato di pace, perché nonostante tutto l'Italia era una nazione finta. Questa nostra partecipazione, sia con le formazioni partigiane che sono state riunite e si chiamarono Corpo Volontario della Libertà, sia quelli che subirono tutta la prigionia nei campi di concentramento tedeschi, e sia loro col nostro contributo costituirono quelle attenuanti fortissime che diminuirono le clausole dure dell'armistizio. E quindi poi, siccome gli alleati avevano capito la cosa, c'è stato subito la ripresa, il famoso piano Marshall che è arrivato all'America e che ci ha portato dentro tutto viveri e cose per poterci riprendere, e abbiamo ricostituito la nazione italiana. Io quello che mi aspetto, vorrei vedere questo spirito di rinascita che abbiamo avuto noi, che si risvegliasse ancora oggi per dire che ci siamo ancora come nazione italiana. E noi dobbiamo dare il nostro contributo insieme alle altre nazioni per costituire quella unione europea che dia finalmente una pace stabile e bella e dia la possibilità ai nostri ragazzi di crescere e di trovarci un mondo migliore di quello che abbiamo vissuto da noi. Un bellissimo messaggio di speranza. Grazie, signor Presidente.
sento da lei che l'ha vissuta la formazione della società di oggi. Bravo, grazie, grazie. Volevo ancora dire due cose sul libro. Le bellissime foto che avete visto proiettate sono le cartoline storiche di... Le cartoline storiche di San Lazzaro che sono, le troverete, sono presenti nel libro, ci sono state offerte da Paolo, Stefano Casi, dal signor Scuderi, che ringraziamo. Poi l'ha già citato il sindaco, però vi ricordo che è presente anche nell'appendice il lavoro di ricerca che ha fatto Gaetano Boccaccini. Avevamo già avuto occasione di vedere durante la mostra, vi ricordate qui sul tavolo c'erano le schede dei caduti con le loro informazioni, le foto dove è stato possibile, tutti i dettagli della loro vita, della loro storia piuttosto triste, le troverete e queste accorredano il nostro libro che ovviamente viene in modo più dettagliato quanto Marta ci ha illustrato brevemente, più appunto queste appendici. Vi invito adesso, prima di andare via, se volete avvicinarvi a prendere il libro come desiderate, però la Proloco, che ringrazio, ha preparato di là nella sala del camino un buffet, quindi dopo aver sentito parlare di storia facciamo anche un piccolo break. Ecco, brindiamo alla storia. Di coloro che hanno contribuito a questo lavoro che ci auguriamo possa avere gradimento e soddisfazione da parte di tutti. Voi che siete qui sicuramente siete interessati, vi invitiamo a divulgare la nascita di questa nostra ultima produzione. Grazie. Grazie. Il libro te lo consegniamo ufficialmente. Le chiediamo